Piccolo trucco quest'oggi con il programma di videoscrittura, diffusissimo a livello nazionale ed internazionale, LibreOffice Writer. Software open source, dunque libero, ispirato a quella che dovrebbe essere la cultura digitale, la condivisione del sapere. Guardate, io all'interno del mio foglio bianco potrei essermi sbagliato, aver lasciato attivo il caps lock, dunque la maiuscola continua, e potrei trovarmi a scrivere. Buon pomeriggio. Rendendomi conto di aver dimenticato per errore la maiuscola. E a questo punto che si fa? Cancello un testo, magari insomma piuttosto lungo, per andarlo a riscrivere? Assolutamente no con LibreOffice Writer. Io vado a selezionare il mio testo. Guardate, clicco in alto nella barra dei menu su formato, poi mi posiziono su testo ed ecco che ho a disposizione i comandi maiuscole, minuscole, alterna in sequenza. Cliccando al bisogno su una di queste tre voci, posso commutare rapidamente i caratteri maiuscoli, minuscoli e viceversa. Guardate con un clic su minuscole come si comporta il mio testo. Ora posso, volendo, posizionare il cursore dopo la B, dunque cliccando, disattivare il caps lock perché altrimenti naturalmente mi sono creato un ostacolo e con il tasto Shift, cioè con la maiuscola singola, vado a modificare solo l'iniziale del mio testo. Sicuramente una bella comodità.